volte è successo tra Messina e Catania. La massa di terra e sassi caduta dalla collina di Letojanni ha fermato la A18. Traffico deviato sulla statale, tutte le auto in coda e una quarantina di tir sono stati caricati sulle navi. Dopo il crollo del viadotto sulla Palermo-Catania, la Sicilia manifesta tutta la fragilità della sua rete stradale. Lega Nord e Forza Italia, un'alleanza che governa da anni la regione Lombardia. Dalla sintonia di Bossi e Maroni con Berlusconi allo strappo di Salvini, si sono incontrati ad Arcore per future alleanze elettorali, ma ad unirli sembra ora solo la delusione per i risultati del Milan e l'accordo per il candidato di centrodestra a sindaco di Milano è ancora lontano. È il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, a lanciare l'allarme. Nonostante gli sforzi e passi avanti nella lotta alla corruzione, la percezione che all'estero si ha del nostro paese sul piano della legalità è ancora assai negativa e questo influisce sulle scelte degli investitori. Sono arrivati in 2000 a Milano da ogni parte coltivabile della terra, dall'India alle isole Figi. Sono i giovani agricoltori, sono il futuro dell'alimentazione nei paesi più poveri, l'alternativa allo sfruttamento e all'indigenza. Hanno studiato nelle scuole, hanno imparato il mestiere dai genitori e all'Expo di Milano promettono di proteggere natura e biodiversità. L'annuncio con un filmato nel giorno della presentazione del Giro d'Italia, corsa che ha vinto due volte. Ivan Basso lascia le competizioni ciclistiche, ma non il mondo dell'agonismo. Rimarrà come direttore nella squadra dove ha corso fino a quando lo aveva fermato la malattia, che ora è superata, ma per lui non è più tempo di gare. Buon pomeriggio a tutti voi. Dunque, non soltanto la Catania-Palermo, ma anche la Messina-Catania. Di fatto la Sicilia è divisa in tre con le principali autostrade interrotte. La prima per il crollo del viadotto Himera, la seconda per una frana, per uno smottamento. Si fanno naturalmente sentire i disagi per i cittadini, per i siciliani. Ci sono anche delle notevoli ripercussioni sul piano economico, perché i tir sono costretti a salire appunto sulle navi, perché non possono appunto attraversare la Sicilia con questa autostrada interrotta. E poi sta anche montando la polemica politica. Tutto questo mentre è in corso lo sciopero dei mezzi pubblici. Frane, crolli, interruzioni e scioperi. Circolare in Sicilia è diventata un'impresa difficilissima. L'ultima grana scoppiata è la protesta degli autisti di autobus e pullman che oggi hanno incrociato le braccia in tutte le città della regione. 8 ore di fermo per scongiurare ulteriori tagli decisi da Palazzo dei Normanni, che secondo i sindacati rischiano di aggravare ulteriormente una situazione già pesantemente in crisi. Nel 2014, spiegano dalla CGL siciliana, sono stati tagliati 26 milioni e nel 2015 si apprestano a tagliare ulteriori 16 milioni con pesanti ripercussioni sul trasporto per i cittadini. E mentre un presidio di lavoratori aspetta di essere ricevuto dal presidente della regione Crocetta a Palermo, rimane bollente la situazione sulla Messina-Catania dopo che ieri una frana ha interrotto la circolazione nel tratto Giardini-Naxos-Rocca-Lumera. Con il traffico deviato sulla statale, tutte le auto in coda e una quarantina di tir sono stati caricati sulle navi. Ieri notte una delle due carreggiate è stata parzialmente riaperta al traffico, ma non basta a ripristinare la normalità. Alcuni giorni fa, prima della frana, il Consorzio per le autostrade siciliane aveva denunciato la presenza di case abusive sui terreni che si affacciano all'autostrada. Secondo i primi accertamenti, a causare il movimento franoso potrebbe essere stato un problema idraulico in un condominio posto a monte. Questa non è una frana umida dovuta alla pioggia, ha dichiarato questa mattina l'assessore regionale alle infrastrutture Giovanni Pizzo, quindi bisogna capire la causa. Il genio civile sta compiendo dei rilievi, se non fosse stata la natura ma l'uomo, la colpa è davvero grave. Anche i costruttori siciliani lanciano l'allarme. La Sicilia ora è divisa in tre parti. Prima il crollo del viadotto Himera sull'autostrada Palermo-Catania, ora la Messina-Catania, che era rimasta ancora percorribile per il tratto commerciale. Molte derrate alimentari, continua Lance, saranno portate al macero e quasi tutte le province dell'isola soffriranno per la difficoltà di approvvigionamento di merci e generi di prima necessità, di materie prime, semilavorati per l'industria manifatturiera e di materiali per le costruzioni, a partire dal cemento e dal ferro. E questa mattina, in un convegno organizzato dall'ANAS, il presidente della società ha garantito nuove risorse per i prossimi 5 anni, quantomeno per la Palermo-Catania. L'investimento della
Palermo-Catania, di rinnovo della Palermo-Catania, vuole essere un esempio per tutte le infrastrutture. Intanto la CGIL siciliana chiede al governo di insediare un'unità di crisi per il monitoraggio del territorio e delle strade. La situazione è diventata insostenibile, dicono, per le popolazioni che vedono compromesso il diritto alla mobilità, per il tessuto produttivo e l'intera economia dell'isola. Domenica sera ad Arcore si sono incontrati Salvini e Berlusconi. Il vertice era stato più volte rimandato, doveva essere segreto, ma di fatto non è stato poi così. I due non si amano e l'intesa tra i due stenta a decollare. E soprattutto su uno dei punti principali in discussione, il candidato al sindaco di Milano. Una volta, la domenica sera ad Arcore, dopo la partita del Milan, era bunga bunga time per Silvio Berlusconi. Con Bossi, la spalla dell'alleanza forza leghista, si vedevano di lunedì. Bei tempi di quando Silvio era ancora re. Domenica sera, dopo la disfatta di San Siro con il Napoli, quattro schiaffoni in casa e adesso c'è pure chi rimpiange, depurato Inzaghi, a Villa San Martino in gran segreto è arrivato Matteo Salvini. L'umore di entrambi non doveva essere il migliore. Disastro Milan, di chi la colpa? Aveva scritto su Facebook il segretario leghista, che sa che il pesce puzza sempre dalla testa. I due, Salvini e Berlusconi, non si amano. Generazioni diverse, estrazioni diverse, culture diverse. Si dice che ogni volta che si vedono, un minuto dopo Berlusconi telefoni a Maroni, con cui pure il segretario della Lega è in rottura prolungata da un anno. È vero, domenica sera ad Arcore l'incontro c'è stato, abbiamo sofferto entrambi per la sconfitta del nostro Milan, ma sulle questioni politiche c'è stata piena sintonia su tutto. Hanno scritto i due leader a mezzogiorno in un comunicato congiunto per sgomberare il campo dagli articoli dei giornali che invece stamattina erano usciti spiegando che la coppia invece era in disaccordo su tutto. La vera questione è Milano. Salvini vorrebbe fare le primarie e cerca un candidato leghista, se non per casacca, almeno per spirito. Berlusconi, che ha già lasciato alla Lega il pirellone, vuole scegliersi il competitor e di primarie non vuole sentire parlare. È troppo estranea alla storia del suo partito. Se fosse disponibile Paolo Del Debbio, ex ideologo della prima ora di Forza Italia, adesso conduttore di successo sulle reti Mediaset, non ci sarebbe problema per nessuno. Ma Del Debbio ripete ogni volta che non gli conviene, ci rimetterebbe come stipendio, la TV va alla grande e fare il sindaco di una città come Milano è una bella rogna. Berlusconi è convinto di riuscire a convincerlo, ma per adesso, anche al corteggiamento in diretta televisiva del governatore della Liguria, Delfino del Capo Giovanni Toti, Del Debbio ha detto no. La potrei intervistare io come candidato sindaco. Ma no, ma che ma lasci stare. Potremmo invertire ma le parti. Ma non diciamo mischierate. Guardi un po' questo servizio sulle spese pazze di Marino, sindaco di Roma. A proposito di sindaci. A proposito di sindaci. Salvini non vuole concorrere per Milano. La città è più da grisaglia all'Albertini che non da felpa. Il segretario ha paura di bruciarsi e ormai ragiona su sfera nazionale. Però se Del Debbio dovesse davvero non esserci, non è neppure disposto a cedere su certi nomi che piacciono a Berlusconi, come Maria Stella Gelmini o Paolo Romani, la prima bresciana e poi la coordinatrice di Forza Italia in Lombardia, il secondo troppo vecchio politicamente e forse pure troppo felpato per Salvini. A complicare le cose, ma qui il conflitto è soprattutto con Maroni, c'è cosa fare con NCD. Salvini ripete che non si discute, dove c'è Alfano non c'è la Lega, ma il governatore della Lombardia è preoccupato perché il nuovo centrodestra sostiene la sua maggioranza a Palazzo Pirelli e un mancato accordo alle elezioni comunali di Milano metterebbe a serio repentaglio la tenuta della maggioranza in regione. Poi c'è il resto, e cioè chi contrapporre a Renzi. Salvini vuole giocare da protagonista, Berlusconi, se continuerà a essere ineleggibile, sogna Draghi, ma non gli dispiacerebbe neppure Alfio Marchini. Ma c'è sintonia su tutto, dice il comunicato dei due leader. Questa mattina a Roma è stato presentato il rapporto ONU sulla corruzione. Dice il governatore di Banca Italia Visco, sono stati fatti dei progressi, dei passi in avanti, ma all'estero la percezione che si ha del nostro paese resta sempre molto negativa e questo comporta delle conseguenze non positive sulla nostra economia e soprattutto sugli investimenti. Una buca affamata, difficile da fermare, una falla nelle casseforti dello Stato che fa continuamente acqua, una dispersione che costa agli italiani e tanto. Nella lotta alla bustarella l'Italia ha fatto diversi passi avanti, riconosce l'ONU nel rapporto contro la corruzione, ma gli altri paesi ancora non se ne sono accorti. La percezione che sia all'estero è negativa, ha detto il governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, incide sulle scelte economiche e soprattutto sugli investimenti. Un pesante risvolto che limita quindi
la crescita economica del nostro paese incide sulla stabilità finanziaria, ma la stessa impressione negativa la condividono anche i cittadini che pagano le tasse e scandalo dopo scandalo assistono impotenti alla dispersione dell'erario in mille rivoli che finiscono nelle tasche di molti. Secondo il governatore dobbiamo migliorare la nostra capacità di comunicare i progressi fatti nella lotta alla corruzione, sia sul piano internazionale che su quello interno, a segnare i passi in avanti infatti riconosciuti dall'ONU nel contrasto alla corruzione da parte dell'Italia, ci sono le ultime normative, ha detto Raffaele Cantone, presidente dell'Authority, il funzionamento complessivo dell'apparato giudiziario e amministrativo coinvolto nel contrasto del fenomeno. L'Italia, sottolinea Cantone, viene infatti considerata largamente in linea con le disposizioni della Convenzione ONU. Il ministro della Giustizia Orlando sottolinea tra le iniziative la riformulazione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, la legge che ha elevato le sanzioni contro la pubblica amministrazione come il peculato, la corruzione propria e impropria, la corruzione in atti giudiziari. I settori dove la corruzione riesce ad insinuarsi e proliferare sono quelli dei grandi appalti, dei lavori pubblici. Solo l'anno scorso tre scandali hanno portato ad una raffica di arresti e inchieste. Il cantiere dell'Expo che ha spinto il governo Renzi a creare l'Authority di Cantone, Venezia, la corruzione del progetto del Mose, il sistema di dighe per arginare l'acqua alta e Mafia Capitale che è arrivata a pilotare gli appalti del Campidoglio. Altro settore vulnerabile alla corruzione è la sanità, gli appalti negli ospedali per l'acquisto di macchinari, il settore farmaceutico. Stamattina all'alba, in un casolare di Cisterna di Latina, è finita la latitanza di uno dei boss della Camorra più importanti, un latitante. La latitanza è finita dopo 2 anni. Michele Cuccaro, a differenza di altri boss della criminalità organizzata che scelgono di nascondersi in bunker o masserie nella stessa zona nella quale dominano incontrastati, si era invece allontanato da Barra e Ponticelli, quartieri ad est della periferia di Napoli, dove è attivo il suo clan, e si era sistemato nella provincia laziale più vicina. Lo hanno trovato in questo casolare di campagna, Cisterna di Latina. Aveva una pistola, ma non ha opposto resistenza. Sono io quello che cercate, non sparate, e si è consegnato ai carabinieri. Eppure era considerato fra i 100 latitanti più pericolosi d'Italia nella lista del Ministero dell'Interno. Esprime grande soddisfazione Angelino Alfano, lo fa con un Twitter: con la decapitazione di questo clan ora lo Stato è più forte. Era lui, Michele Cuccaro, il capo della cosca dopo l'arresto del fratello Luigi, accusato quest'ultimo anche dell'omicidio di Ciro Veneruso, detto Baffone, elemento di spicco della cosca che porta il suo nome. Venne ucciso 19 anni fa a poca distanza da Palazzo Magliaro, nel centro storico di Barra e roccaforte dei Cuccaro, da un comando che gli scaricò addosso una pioggia di proiettili. La famiglia camorristica dei Veneruso, tra l'altro, è ritenuta mandante dell'agguato del novembre del 2000, durante il quale venne uccisa per errore una bambina di 2 anni, Valentina Terracciano, era in braccio al padre, obiettivo del raid. Latitante da 2 anni come il fratello, Luigi Cuccaro fu arrestato nel quartiere Barra di notte mentre la folla provava a fermare le forze dell'ordine. Scesero tutti in strada, un intero rione si rivoltò con l'intento di salvare il boss dalla cattura. Grida, strattoni, insulti, spinte, una sceneggiata in cui vi erano anche donne e bambini. Proteste e urla per il ras del quartiere, colui che reggeva uno dei clan più sanguinari di Napoli, uno dei clan che fino a pochi anni fa era omaggiato durante le processioni con inchini, canzoni, applausi. Veniva fatto anche un minuto di silenzio per i nostri morti, spiegavano gli uomini del clan. A tradire Luigi, la decisione di essere latitante proprio nel suo quartiere. Non solo aveva anche voluto organizzare la festa per il suo onomastico, era il giorno di San Luigi quando i carabinieri lo sorpresero in casa del cognato, stava organizzando i preparativi con la moglie e i figli. Si arrese subito. Sono io Luigi Cuccaro, disse facendo vedere la carta d'identità. Forte dell'esperienza negativa del fratello, Michele Cuccaro aveva deciso di uscire da Napoli e nascondersi più lontano.
Le immagini che vedrete tra poco si riferiscono ad una rapina in stile Gomorra avvenuta in un bar di Cercola nel Napoletano l'anno scorso. I carabinieri hanno arrestato i due rapinatori che erano entrati la mattina alle 6 per chiedere una birra, armi in pugno, facendosi consegnare dai clienti i soldi. I militari li hanno arrestati con l'accusa di rapina aggravata. Le indagini sono andate avanti per mesi, sono state visionate le immagini del sistema di videosorveglianza del locale che hanno portato dunque ai fermi di questa mattina. Dopo la Russia, l'Italia è il paese più multato, sono infatti molte le infrazioni aperte dalla Corte di Giustizia europea, l'ultima riguarda l'acqua, in particolare la depurazione. Una risorsa limitata, sempre più scarsa in diverse aree del mondo e non sempre pulita. L'allarme riguarda adesso anche l'Italia, perché tra le tante emergenze che ci toccano da vicino c'è anche quella della mancata depurazione dell'acqua, che fa del nostro paese il più arretrato del vecchio continente, tanto che la Corte di Giustizia europea si prepara a farci pagare una multa salatissima, 200 milioni di euro a partire dall'anno prossimo. E non sarebbe la prima sanzione, visto che dopo la Russia siamo il paese più multato dall'Europa, con 119 procedimenti aperti, dalle carceri alla gestione dei rifiuti ai debiti della pubblica amministrazione. L'Unione Europea, come sempre, fa un po' da guardiano, no? Dei paesi aderenti. E in Italia noi abbiamo un grandissimo deficit di investimenti sul servizio idrico, stimato un fabbisogno di investimenti di oltre 5 miliardi di euro all'anno. Questi investimenti non li stiamo facendo. Quasi tutte le regioni hanno almeno un procedimento di infrazione, con una particolare criticità nel Sud Italia. Nel Sud Italia purtroppo non c'è presenza di imprese significative, molte delle gestioni sono in economia e le gestioni sono di piccole dimensioni. In Italia abbiamo grandi imprese che servono oltre 4 milioni di abitanti e imprese o comuni direttamente che servono poco meno di 500 abitanti. A cosa è dovuto questo ritardo da parte dei comuni? Mancanza di soldi, mancanza di competenze? È un insieme di fattori. Sicuramente, come sempre in Italia, facciamo buone riforme. Ricordo che la riforma del servizio idrico fu fatta da cosiddetta legge Galli nel 1994. Quindi a oltre 20 anni di distanza stiamo ancora ragionando sull'attuazione di questa legge, molti intoppi procedurali e giuridici, molti ritardi nell'attuazione da parte degli enti pubblici di diverso livello competenti e poi sostanzialmente una difficoltà di bancabilità degli investimenti. Il 7% degli italiani non risulta collegato a reti fognarie e il 20% delle acque di ritorno non sono depurate, con un rischio enorme per l'ambiente. In Sicilia, per esempio, 6 abitanti su 10 scarica dalle fogne direttamente nei corsi d'acqua, nel mare, nelle campagne. E la multa inflitta dall'Europa potrebbe addirittura triplicarsi se arrivassero a condanna anche altri procedimenti sempre su questo tema. Soldi che dovrà pagare il Ministero dell'Ambiente e che poi dovrebbe recuperare dai comuni sanzionati. Le imprese, da parte loro, cercano di attivare la macchina degli investimenti. Il tema è quello di mettere a disposizione delle aziende le competenze e le risorse. Noi comunque, nonostante avremo superato le infrazioni europee in alcune aree come quella della provincia di Milano, in altre non ce la faremo a farla e sicuramente il governo è impegnato a mettere le aziende nelle condizioni di riuscire a superare queste infrazioni. Il tema vero è che bisogna creare quelle condizioni che portino le nostre aziende ad investire sull'acqua e sull'ambiente tanto quanto investono in Europa. E in effetti negli altri paesi europei è diverso. La Germania sulle reti idriche investe 80 euro ad abitante, l'Inghilterra 102 euro, la Danimarca, uno dei paesi con il servizio idrico più avanzato, 129 euro. Da noi solo 37 euro ad abitante. La palla adesso passa al governo, che dovrà riuscire da una parte ad aggregare imprese e progetti, dall'altra a semplificare un quadro normativo di per sé complicato. E questa mattina all'Esposizione Universale sono arrivate migliaia di giovani agricoltori. Coltiviamo funghi a Bruxelles. È difficile produrre in città. Lo spazio è poco. Ne stiamo cercando uno più grande. Ho studiato economia in Belgio e dopo gli studi ho voluto andare dalla teoria alla pratica. Con loro
lavoro nutrono il pianeta, sono loro la risposta più concreta al tema dell'Expo. I giovani coltivatori e allevatori, oltre 2.000 da 120 paesi di tutto il mondo, hanno risposto all'appello di Slow Food, nutrire ma anche proteggere le risorse della terra, conservandone la biodiversità. Sono arrivati all'esposizione di Milano per portare le loro testimonianze, con il sostegno di privati e associazioni che li ospitano. I'm from Holland and my job is... Vengo dall'Olanda, sono un agricoltore, produco ortaggi biologici. Sono nato in questa fattoria, quando ero ragazzo ho cominciato a imparare. Quando sono cresciuto ho deciso di portarla avanti. Lavoriamo con le comunità rurali delle Fiji. Ci sono molte potenzialità. Vogliamo diffondere l'anima di Slow Food nel Pacifico. Sono giovani, alcuni hanno ereditato il lavoro dei padri, altri lo hanno scelto dopo gli studi. Di sicuro hanno di fatto superato lo stereotipo del vecchio contadino. Fortunatamente c'è una generazione nuova che ritorna alla terra e ci ritorna con orgoglio e nello stesso tempo utilizzando tutti i mezzi moderni, dei social network, della tecnologia per permettere di avere una vita più degna. In molti paesi, dall'Africa all'Asia all'America Latina, la terra e il proprio campo da coltivare sono l'unica alternativa alla fame o allo sfruttamento. Però cos'è la povertà? I contadini del sud dell'India, in linea di massima, la sopravvivenza, da quel che io ho visto, ce l'hanno. Riciclano, che ne so, lo sterco delle vacche per fare il fuoco, hanno un'economia appunto familiare. Invece, quando sono andato in grandi città con queste persone che sono state portate, costrette a inurbarsi, lì ho visto la fame. I'm from Cambodia. Lavoro in Cambogia con i produttori di ortaggi biologici. Hanno bisogno soprattutto dell'educazione, delle conoscenze per capire come fare. Abbiamo 6 presidi in Eritrea con giardini, miele, caffè, cammelli da latte. Sono piccoli produttori che hanno bisogno di supporto tecnico e di trovare i giusti mercati. Entro fine anno, secondo i dati della Banca Mondiale, la soglia di povertà assoluta nel mondo scenderà sotto il 10%. 200 milioni di persone in meno soffrono la fame rispetto all'anno scorso. Carlin Petrini non ha dubbi, il buon cibo salverà il pianeta grazie all'educazione dei piccoli coltivatori. Succede tutto all'Esposizione Universale, perché ieri è stato presentato anche il Giro d'Italia 2016, comincerà il 6 di maggio in Olanda e si concluderà a Torino il 29 di maggio. Alla presentazione c'era anche Ivan Basso, che ha annunciato il suo ritiro dall'agonismo. Io ho iniziato a correre all'età di 6 anni, mi ha spinto mio papà. Ma la spinta principale arrivava dentro di me. Inizia così, con un filmato che spiazza la platea della presentazione del Giro d'Italia, l'addio di Ivan Basso al ciclismo. Un addio tenuto segretissimo sino all'ultimo secondo, tant'è che nel pubblico c'è chi non capisce cosa stia succedendo in sala. Dopo una vita trascorsa sui pedali per il campione varesino, vincitore di 2 Giri d'Italia nel 2006 e nel 2010, è arrivato il momento del ritiro dalla carriera agonistica. Ed allora, quale migliore occasione che farlo sul palcoscenico mondiale di Expo 2015? Volevo chiudere la mia carriera con energia per poter affrontare così questa seconda parte di rapporto con il ciclismo con energia e con la voglia di fare bene e con il tempo e credo con l'umiltà di saper ripartire con un ruolo diverso, possa alla fine essere interessante. Interessante conoscere come la scoperta del tumore all'ultimo Tour de France, l'operazione e la lotta vinta contro la malattia non abbiano comunque influito sulla scelta di finire la carriera tra i professionisti. Ma la malattia non è stata sicuramente la motivazione principale, ovviamente porta a riflettere, fortunatamente per me è stata una cosa molto veloce che si è risolta grazie alla prevenzione e alla scoperta del tumore proprio in fase iniziale. Per me sono state le difficoltà dell'ultimo periodo, nell'ultimo periodo non ero più quello che io volevo essere e c'è un momento nella carriera di un atleta dove la luce inizia a spegnersi, no? Quindi devi essere bravo a cogliere l'attimo e cercare di non, così, di non andare contro una cosa che ormai non fa più per te. Il futuro prossimo di Basso è legato sempre al mondo del ciclismo, rimarrà nello staff della Tinkoff Sasso. Adesso il mio futuro sarà ovviamente legato al ciclismo all'interno della mia squadra. Stiamo cercando di capire
quale può essere l'incarico giusto, visto che ho smesso da pochissimo, un incarico che possa dare un valore aggiunto e possa contribuire allo sviluppo di questa squadra. Che cosa vuoi dire a tutti i tifosi di Van Basso in questa giornata molto particolare? Ma voglio ringraziarli perché io ho capito di essere riuscito a trasmettere qualcosa a loro e lo capisco ogni volta che io pedalo, ogni volta che io frequento posti dove c'è ciclismo. Questa per me è la vittoria più bella, il rapporto con la gente, con i tifosi e quello che loro mi fanno capire di aver ricevuto da me. La maglia rosa è una cosa bellissima, è una cosa magica. Adesso ci fermiamo per qualche minuto, tra poco. Non ci sono aggiornamenti, mi fermo qua, TG Cronache torna domani alle 14. Buon pomeriggio a tutti voi.